Noi dobbiamo ricordare che veramente il popolo del trasporto e della logistica non si sono mai fermati durante tutta la pandemia e hanno permesso di approvvigionare il paese, hanno permesso che gli italiani potessero rimanere nelle loro case e questo, voglio dire, è stato un messaggio importantissimo che la logistica e il trasporto ha dato. Quindi, così come è stato fatto durante i mesi più difficili della pandemia, abbiamo deciso di non fermarci, abbiamo deciso di rilanciare in un evento di sistema trasversale, dinamico, come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni e devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Siamo arrivati a quattro padiglioni, di cui uno dedicato a inclusione sociale e social responsibility e quello, voglio dire, mi fa estremamente piacere. Abbiamo oggi circa 30.000 accrediti, ma vedo un'affluenza straordinaria, quindi credo che ora vedremo i numeri in questi giorni, ma si possa arrivare a oltre 40-50.000 persone. Oggi l'affluenza è un grande segnale di positività che Verona e che Alice dà a tutto il paese. Il piano regionale dei trasporti del Veneto è un piano molto originale, non ce ne sono altri studiati in questo modo a livello nazionale perché ha adottato la politica del piano processo, ossia non una fotografia in un determinato momento di quello che esiste, di quello che vorremmo, il classico libro dei sogni, che però rischia di diventare non più attuale alla prima modifica, quando parliamo di mobilità, l'abbiamo visto negli ultimi anni, lo stiamo vedendo oggi, basta un evento eccezionale e tutto viene rivoluzionato, ma di un piano processo che abbia sostanzialmente la capacità di fare la fotografia di ciò che abbiamo, di quello che è il fabbisogno, ma di potersi adattare, quindi un'elasticità tale che permette al piano trasporti di poter rispondere anche alle necessità che mutano nel tempo. L'orizzonte è 2030, è stato approvato nel 2020 e già la fotografia che sta alla base di ciò sostanzialmente su cui è stato costruito oggi già non esiste più. Noi siamo già associati di Alis, io in particolare sto anche nel comitato direttivo, diciamo, di Alis, che è una realtà che raccoglie oltre 1.700 imprese in Italia per 35 miliardi di fatturato consolidato. E quindi è un'associazione molto rappresentativa in cui noi vogliamo esserci. In questo periodo, diciamo, di PNRR, di Green, Alis rappresenta un ponte di lancio importante per tutte le imprese, diciamo, del segmento e naturalmente noi ci stiamo dando da fare supportando le imprese e facendo un lavoro anche, diciamo, come lo chiamo io, di bretellaggio tra la parte impresa e la parte pubblica. In Italia manca una vera fiera della logistica che rappresenti un po' tutte le modalità, soprattutto investe in obiettivo di sostenibilità. Ci va piacere essere qua e siamo parte di Alis da qualche anno ed è veramente un cluster che può promuovere un cambiamento nel modo di trasportare le merci in Italia. Noi siamo molto legati ai camion tradizionalmente e invece l'intermodale è la chiave giusta per combinare la sostenibilità, le lunghe distanze con il treno e, perché no, l'ultimo miglio col camion. Quindi non si tratta di fare guerra, si tratta di integrare le modalità. Nave, ferrovia, camion, ognuno ha una sua funzione e ognuno ha un suo ruolo che deve essere valorizzato in una maniera armonica e sinergica. Per ridurre gli impatti ambientali nell'esercizio della nostra attività stiamo facendo due interventi principali. Il primo è ridurre le necessità, il fabbisogno di energia elettrica, quindi su tutti i nostri impianti abbiamo attuato interventi di relamping a LED, sostituendo i corpi illuminanti a incandescenza e stiamo installando impianti fotovoltaici. Abbiamo già installato 4,5 MW di impianti. Questo lato riduzione delle necessità di energia elettrica. Lato mezzi, stiamo facendo diversi progetti per ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi. E abbiamo avviato il progetto Emission Free Delivery, che prevede la graduale sostituzione dei mezzi a motore endotermico più inquinanti con mezzi a zero emissioni.